aumento al 50%. Allora, questo è stato rivelato al 45%, perché l'ho lasciato a temperatura ambiente, più o meno alle 16 ore, e io vado a calcolare l'idratazione in base anche a dove vado a mettere l'impasto, o in base al grado di assorbimento della farina, no? Diciamo che non l'ho chiamata biga, perché alla fine la quantità di è diversa, la percentuale di idratazione è diversa, quindi lo chiamiamo un prefermento. Il prefermento io come li gestisco? Li lascio a temperatura ambiente, a seconda della temperatura ambiente vado a calcolare lievito e idratazione. Più calda è la temperatura dove lascio il prefermento, più vado a diminuire l'idratazione. Se stavamo in estate, lo lascio a temperatura ambiente, non facevo il 45, ma scendevo a 40. Scendeva a 35 senza problemi. L'importante è che io, quando per le ore di fermentazione che mi serve l'impasto, ho un prefermento ben maturo e non acido al punto giusto. Quindi io questo come lo calcolo? Con la tempistica, l'idratazione e la quantità di lievito che vado a mettere.